tagliato tipo 2 frame alla volta. Ah, folle ma interessante questo montaggio. Per chi non mi conosce, benvenuto, sono Simone, ma per te che stai guardando questo video, Simo, sono un imprenditore e ormai da qualche anno sperimento cosa funziona di più e cosa funziona di meno qui su YouTube e non mi arrenderò fino a scoprirlo. Proprio per questo in questo pluripremiato format analizzerò con voi cosa funziona nei video che funzionano. Episodio sullo youtuber che tutti, ma veramente tutti conoscono, uno dei primi che ho iniziato a seguire anch'io, signori e signori, mister Marcello Ascani. Iniziamo! Alcune volte invece ero super disciplinato e mangiavo meglio. Ho tenuto sempre traccia del mio fisico. Ok, questa cosa da fare è lunghissima, perché non solo devi trascinare tutte le foto recuperate magari dagli hard disk, ma lui qui le ha anche spostate di modo che ci sia sempre un match di posizione con quella precedente, che non è solo una fissa, ma è proprio una tecnica video che serve a magari non creare fastidio a chi sta guardando. Infatti un errore che si può fare è che magari faccio finire una clip con il mio soggetto in alto a destra e in quella dopo me lo ritrovo in basso a sinistra, e questa cosa alla lunga stanca. Evitiamola, sì, evitiamola. Anche se probabilmente gli occhi degli altri sono sempre uguali. Oh, io è da anni che vario di almeno 5 kg tra estate e inverno, ma per la gente sono sempre uguale. Ah, ci facciamo troppe pippe mentali. Così a gennaio 2021, cioè di quest'anno, ho detto: Marcello, get your shit together. E ho deciso di farmi seguire da un personal trainer. Allora, qui non mi hai chiamato e non ti sei affidato al mio personal trainer studio, ma ti perdono perché mi permetti di parlare di un punto importante, che è il passaparola. E non solo per Natale, ma Loru mi ha regalato un mese con il suo personal trainer. Ciao Emma, dato che è gennaio volevo iniziare... Il passaparola, infatti, cioè quando una persona consiglia direttamente un prodotto o un servizio, è il più potente mezzo di marketing. Quanti film avete visto perché ve l'ha detto un vostro amico? E quante volte lo avete maledetto perché poi il film faceva schifo? Ma a parte questo, cosa c'entra il passaparola con YouTube? C'entra perché anche per i nostri video vale la potenza del passaparola, che qui si esprime con quel tastino condividi. Quindi la prima cosa importante che possiamo portarci a casa è il nostro prossimo video, perché i video vecchi sono sempre brutti, ma il prossimo ha le potenzialità per essere condiviso? Perché una persona dovrebbe premere quel pulsante? Diciamo qualcosa di utile o risolviamo un problema? Oppure siamo particolarmente divertenti o almeno ispiriamo un cambiamento, come in questo caso? Quindi mi raccomando, pensate sempre all'obiettivo del vostro video, così sprigioniamo il potere del passaparola e facciamo sì che chiunque condivida il nostro video. Tipo, questo video qui che stai vedendo, magari hai quel tuo amico youtuber che però non decolla e condividiamoglielo, dai. La prima chiamata con Luca è stata conoscitiva. Come mangi? Ora mangio male, però... Mi ha chiesto quali fossero i miei obiettivi, il mio livello ed eventuali problemi. Ok, Marcello è il re di questo tipo di storytelling, cioè un mix tra il racconto in tempo reale e la voce fuori campo che invece unisce tutti i pezzi. Tipo era riuscire a toccare terra con le mani tenendo le gambe tese. In poche parole, non essere un tocco di legno ed essere un... Sembra tutto così scorrevole che dà l'impressione che magari avessi in mente già tutta la storia fin dall'inizio. E quindi spesso molti youtuber, ma anche io, provano a scrivere una storia esattamente dalla A alla Z prima. E invece no, quindi magari ricordiamoci solo di registrare quanto più materiale possibile per avere più clip, ma anche che potremo unire i famosi puntini solo alla fine. Mi ha fatto faticare sempre di più, io continuo ad avere i DOMS, non passano mai di solito. Ah, Marcello conosce i DOMS, miracolo! Se diceva come tutti che i dolori del giorno dopo erano acido lattico, impazzivo, visto che è uno dei principali errori ed è una sorta di battaglia che porto avanti da anni con la mia palestra. L'acido lattico si smaltisce nel giro di poche ore, il dolore del giorno dopo sono appunto i DOMS. E questo mi dà lo spunto per dirvi che quando parliamo di argomenti un po' più scientifici, documentiamoci sempre il più possibile. E visto che ti guardano in tante persone, bravo Marcello. Allora, quando ho chiesto alla mia community Patreon perché seguivano Marcello Ascani, allora, produttività, Samu dice concretezza, Marco ha detto che è il suo youtuber preferito. E io. Antonio dice per Notion, e infatti cosa usa per tenere il diario alimentare? Coerenza. Bellissimo e folle montaggio, cioè da una noiosa clip di uno che si allena, che tendenzialmente è noioso da vedere, avrà tagliato tipo 2 frame alla volta. Ah, folle ma interessante questo montaggio. Bene ragazzi, il video è finito, l'ho appena finito di montare, è molto carino, quindi mettete... Ok, mi aggancio a questo per dire una cosa a cui tengo particolarmente parlando di Ascani. Sì, perché lui è la risposta perfetta all'annosa domanda che si fanno tutti gli youtuber. E cioè, se ho più interessi, devo per forza scegliere una nicchia? E la risposta è no. Io ho sviluppato una mia teoria, poi magari fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. La mia teoria è che se non si vuole parlare di un solo argomento, come potrebbe essere la tecnologia, e ok, parlo solo di quello in tutti i suoi aspetti, ma se voglio metterci anche, diciamo, viaggi e poi un pochino di finanza, maledetti multipotenziali. Comunque mantenendo ad esempio la nicchia viaggi e la nicchia finanza, se ad esempio il mio progetto diventasse una cosa come viaggiare risparmiando, potrei fare travel blog senza problemi, e magari in un altro video parlare del miglior conto corrente per prelevare all'estero. Quindi basta in realtà che do a tutti i miei video una direzione, la esprimo magari subito nella copertina del mio canale e poi trovo una coerenza fra tutti i video. E indovinate ora su YouTube Italia chi è il re a fare questo discorso di progetto coerente che però tocca più nicchie? Il nostro Mr. Ascani. Bene, questo episodio finisce esattamente qui, non prima però di dirvi che se volete altri episodi di questo format dipende da voi, dovete scrivermi nei commenti il nome del prossimo creator, se no io non ho più idee. Ah, mi raccomando, per il punto che abbiamo detto all'inizio, questo video è un condividilo. Dai, condividilo!